Ciao, siamo con Barbara Ristori. Sì, buongiorno, mi chiamo Barbara, appunto, sono educatore cinofilo e per quel che riguarda lo Shen Game sono istruttore e giudice della pista. Nello specifico, che cosa è, che cosa fai con i cani? Nello specifico è uno sport che si basa sul fiuto del cane, che si ispira ai cani che professionalmente fanno del loro naso del fiuto una professione, per cui cani poliziotto, cani antidroga, cani prescrittivi e via via e quant'altro. E quindi è uno sport che lavora sulla ricerca attraverso il naso. Si cercano delle essenze che in gara sono il finocchio, i chiodi di garofano oppure l'anice. Queste essenze vengono messe dentro un ovettino, diciamo un simile ovetto della Kinder, dentro delle scatole piuttosto che nell'ambiente, piuttosto che nelle auto, e il cane deve cercarle, semplicemente trovarle. E una persona che vuole avvicinare il suo cane a questa attività, come si inizia? Si inizia chiaramente con insegnando al cane il comando cerca, diciamo, giusto per spiegargli che deve trovare qualche cosa. Possono, la bellezza di questo sport è che possono partecipare tutti, cani vecchi, cani anziani, anche cani con degli handicap fisici, perché non c'è una prestazione fisica da attuare. E anche per il proprietario può anche partecipare, tra virgolette, il nonnino col bastone, perché non deve correre dietro un cane, come per carità l'agility, con tutto il rispetto, ma è tutta un'altra cosa, e per cui possono partecipare veramente tutti, dai, diciamo, cuccioli di 5-6 mesi ai cani anche di 13-14 anni, perché il naso ce l'hanno anche quell'età. Questa attività aiuta anche a legare il rapporto cane-padrone? Assolutamente sì, perché è una cosa che il proprietario fa col suo cane, per cui si divertono insieme, trovano insieme. In più, spesso e volentieri lo scento viene usato anche per recuperare i cani con problemi comportamentali, proprio perché imparano a concentrarsi, imparano a concentrarsi su questa cosa, a riflettere su questo, su cosa devono cercare, per cui anche a livello comportamentale può essere di grande aiuto. Grazie per tutte le informazioni date. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di farlo. Noi siamo qua, vi aspettiamo e proviamo a vedere questi Jack come si comportano. Un saluto a tutti. Buona giornata.